Bentrovati, rieccoci a Vivere Sport. Anche questa settimana andiamo ad approfondire subito i campionati di calcio di Serie D di eccellenza e lo facciamo con i nostri ospiti. Abbiamo con noi il direttore sportivo della Biagio-Nazaro Chiaravalle, Domenico Idà, che ritorna a farci visita. E abbiamo Mattia Frulla, che ci racconterà un po', insomma, l'ultima partita della Jesina, che è ritornata a vincere dopo 3 giornate consecutive di stop, appunto battendo al Carotti il Giulianova per 2-0, tra l'altro il secondo gol proprio di Mattia. Ecco, direi di iniziare proprio da questa partita. Dovevate fare risultato, perché comunque il morale era un po' a terra, lo ha confermato anche il mister a fine partita in conferenza stampa. Ci mancava l'entusiasmo che dovevamo in qualche maniera ritrovare, e insomma questa partita, anche se il primo tempo, no, non è stato proprio dei più brillanti che si sono visti al Carotti, però insomma poi il risultato si è sbloccato con Ragazzu, e poi insomma tu hai raddoppiato e hai scritto la parola fine sulla partita. La partita, il primo tempo è stato un po' contratto, sicuramente non è stato, come hai detto te, uno dei più belli, perché venivamo da 3 sconfitte e eravamo contratti, si vedeva. Fortunatamente siamo andati nello spogliatoio che stavamo 0-0 e dopo 5 minuti fortunatamente siamo riusciti a sbloccare con Mauro e alla fine ho segnato io fortunatamente. E questa partita era fondamentale per noi, perché teniamo un'altra rivale inguagliata giù in fondo classifica, e continuiamo così. Adesso ci aspetta la partita a Fano, un altro derby fondamentale che da sfatare questo tabù fuori casa. Vedremo domenica, anche se sarà un'avversaria insomma ostica, ma adesso ne parleremo insomma a breve. Ecco, Mattia, una tua prestazione insomma è stata tra le migliori in campo domenica, tra l'altro insomma anche il mister ti ha fatto i complimenti dicendo: Mattia Frulla non è soltanto oggi, ma è già da qualche giornata che è molto in forma, e infatti insomma ha il suo spazio e come titolare, quindi insomma lo merita, e sicuramente insomma potrebbe proseguire così, ecco. Speriamo che prosegua, perché sinceramente mi manca un po' la continuità. Quest'anno purtroppo non ce l'ho avuta mai. Adesso fortunatamente queste ultime giornate fine sto giocando, sto avendo più spazio. Il mister mi sta dando fiducia e spero di ripagarla meglio possibile. Tant'è che c'è stato pure il gol, no? Quindi fortunatamente c'è stato anche il gol. Ma poi sei andato vicino al gol anche in altre occasioni, insomma, adesso ricordo insomma qualche palo. Sì, quindi anche domenica in casa col Matelica su punizione. Avevi rischiato insomma di fare il gol. 1-1, sì, è andata male però. Bene, sicuramente sarà contento a metà invece il direttore sportivo Domenico Idà, infatti insomma la Biagio torna da Tronica con un 1-1, no? Ma una partita che poteva essere chiusa dallo stesso Cavaliere, insomma, che ha segnato il gol, il primo gol, insomma, ha aperto le marcature, e poi ecco il Tronica è riuscito a pareggiare. Avete provato comunque a portare a casa i 3 punti, però la classifica insomma non è male, no? Sì, la classifica è, diciamo, ci troviamo nella posizione che speravamo a luglio. Per quanto riguarda la partita di ieri, abbiamo affrontato una squadra veramente, veramente forte, veramente tosta, con dei giocatori importanti. Ho fatto i complimenti al telefono ieri sera a mister Mobili, dicendo e augurandogli di tirarsi fuori subito da quella zona, perché è una zona che non gli compete. Ieri hanno dimostrato che sono andati subito sotto su un campo, diciamo, quasi impraticabile all'inizio, perché appena iniziata la partita c'era una grossa pioggia, abbiamo trovato subito il gol, poi abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare. Ieri veramente giocavamo sulle ali dell'entusiasmo, perché in campo abbiamo finito con 5-98 e un 96, quindi tutta gente che si voleva mettere in mostra, e ieri ha cercato di dare il meglio. Ragazzi che hanno giocato magari poco hanno cercato di dare il meglio. Davanti abbiamo trovato una squadra, come dicevo prima, forte, forte veramente, davanti veramente tosta. Anche dietro si sono difesi bene, ripeto, c'è il campo un po' accondizionato
a nostro favore la prestazione, magari perché giocavamo di più sulla velocità e cercavamo sempre di portarli fuori, perché loro dovevano recuperare, quindi sulle ripartenze potevamo far male. Non siamo stati bravi a chiudere la partita, ci prendiamo questo punto e via, continuiamo sulla nostra striscia e ci auguriamo di arrivare al 17 aprile in questa posizione, non con questo distacco dal Cerreto, perché sarebbe veramente un peccato non disputare i playoff dopo tutti i sacrifici che si fanno durante l'anno. Poi ci sta che una o due squadre sono superiori alle altre, come sta succedendo in questo campionato, però ripeto, è delle regole che non sto certo a discutere in questa sede, però è delle regole che non fanno bene al calcio. Abbiamo vissuto 2 anni fa lo stesso tipo di problema, Mattia giocava con noi, tanti sacrifici, un gran campionato, davanti 2 corazzate, San Benedettese e Castelfidardo, noi siamo arrivati terzi con una squadra di rivelazione, i 7 gol di Mattia, quindi mi permetto di fare i complimenti per ieri, però grazie. Io ce l'ho avuto e so che non è... I suoi gol, se c'è la continuità, li può fare molto bene, sia in eccellenza che in Serie D. Però è un peccato che 2 anni fa non abbiamo potuto fare i playoff. Se questo si verificasse quest'anno, dispiacerebbe, però penso che noi possiamo dire che ce l'abbiamo messa tutta e ci abbiamo provato. Bene, prendiamo un attimo una pausa dal calcio e andiamo a parlare di una disciplina sportiva molto particolare. Oggi ci occupiamo di un modo molto particolare di fare sport e abbiamo invitato, andiamo subito a presentare il nostro ospite, Andrea Beni, presidente del SAV, Soft Tire Vallesina, che ci racconterà un po' appunto che cos'è il Soft Tire e come viene praticato nella nostra zona. Ecco Andrea, innanzitutto grazie insomma, per essere intervenuto qui in trasmissione, è la prima volta insomma, che ne parliamo. E poi tra l'altro insomma, a volte si parla, no? Di attrezzature, no? per insomma per praticare il soft tire, vengono a volte usate anche impropriamente, no? Tipo è successo un fatto di cronaca sporadico proprio qui nella nostra zona, no? Invece oggi insomma parliamo proprio bene insomma di quello che è il soft tire, insomma, no? Scostiamoci un po' da quello che è l'uso improprio insomma di certe cose, no? Dell'attrezzatura che sarebbero repliche di armi reali che praticamente sono classificate come giocattoli, di conseguenza non sono minimamente possibili un adattamento a un uso diverso di quello che non è il soft tire. Ecco, allora raccontiamo un po' insomma a chi ci segue, ecco, che cos'è proprio il soft tire, in che cosa consiste? Allora, il soft tire consiste nella sua base, nella praticamente dividere i giocatori in 2 squadre, dove una squadra, il gioco base, sto parlando del gioco base, dove una squadra deve ha il compito di difendere l'obiettivo, mentre l'altra squadra ha il compito di conquistare quell'obiettivo. E niente, è basato il gioco originale sulla fiducia, cioè che non essendoci sistemi di marcatura ben precisi, praticamente chi viene colpito deve avere l'onestà di dichiararsi colpito e uscire dal gioco. Non sempre succede, però nella maggior parte delle volte succede via. Poi c'è le varianti, come noi per esempio usiamo degli elmetti marcatori, cioè che bisogna colpire l'elmetto, questo una volta colpito suona e si capisce benissimo chi è il colpito. Quindi non si può varare, no? No, in linea di massima no. E comunque principalmente basato sull'amicizia, sulla fiducia che si ha anche nei confronti dell'avversario. Che tra di voi. Ecco, nella squadra, no? Quindi dicevi, insomma, ci si divide in 2 squadre, no? Con un obiettivo preciso. Ecco, nella squadra ci sono anche dei ruoli oppure insomma si gioca un po' allora, liberamente? Il gioco in sé stesso è basato su tattiche militari, diciamo, molto aleatorie, anche perché la parte più bella è che praticamente non succede niente, se uno viene colpito non succede niente. Di conseguenza è una cosa molto, diciamo, aleatoria rispetto alla realtà. E
niente, fondamentalmente all'interno della squadra ci sono, vengono fatte delle squadrette, ogni squadra ha i suoi compiti, cioè allo scout, all'assaltatore, alle ali, alla figura centrale che è il capo squadra, che è colui che deve prendere tutte le decisioni e decide tutta la tattica. Esatto, quindi ci fa una tattica per poi... Sì, 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 perché poi la squadra si collabora con altre squadre all'interno del, chiamiamo la frazione, che dirige tutto quanto, c'è una catena di comando che varia, ogni gioco varia le persone, le squadre vengono mischiate. Ecco, quanto può durare una... Allora, il gioco può durare da diciamo dai 30 minuti che è il gioco base, anche 24 ore o 48 ore, dipende dal tipo di giocata, se è un torneo, se è una milsim, cioè una rievocazione dei vari giochi. Ah, ecco, quindi può durare anche più di un giorno. Sì, ecco, noi tempo fa abbiamo organizzato una bella giocata dove praticamente erano due fazioni, di cui erano 115 partecipanti ogni fazione, perciò ha durato praticamente quasi tutto il giorno finché una delle due fazioni non ha vinto sull'altra. Ecco, e la vostra società ha compiuto già l'anno scorso 10 anni, no? Cioè, l'undicesimo anno di attività. Ecco, diciamo, magari raccontaci un po', ecco, quello che fate, no? Nel senso che come vi organizzate, nell'anno magari quanti eventi o quante uscite si possono fare. Allora, non c'è una regola precisa perché non c'è un campionato, vengono stabilite, principalmente si gioca la domenica mattina, ogni associazione sta al proprio campo, normalmente si gioca all'interno del proprio campo tra iscritti all'associazione, oppure si organizzano giocate con altre associazioni, una volta un campo e l'altro, o più associazioni che si sfidano insieme, si organizzano insieme, ma la regola base è sempre quella del poter passare una mattinata in tranquillità, in amicizia, senza niente. Ecco, e per praticare il soft air, praticamente, non essendo insomma una disciplina, no? Dicevamo poco fa, non riconosciuta, no? Direttamente dal CONI, insomma basta essere socio, no? Sì, basta essere iscritti, normale iscrizione all'associazione, certificato medico, l'età non conta perché più o meno non conta. Come età, i vostri soci principalmente le associazioni tendono a prendere come iscrizioni dai 14 anni fino ai 60 e oltre, perché abbiamo avuto anche giocatori più anziani che, data la particolarità del gioco, c'è un po' un ruolo un po' per tutti. Via. Ok, certo. Quanta esperienza avete insomma in questa disciplina? Oltre insomma a 10 anni, no? Allora, già compiuti dell'associazione. Tieni conto che il soft air arriva in Italia nei primi anni 80, perciò sono già una trentina d'anni che si viaggia. Qui nelle Marche è arrivato nei primi anni 90, portato in Italia. Io dal 93 che... Quasi dall'inizio. Ormai mi considero tra i primi, tra il... anziani in attività ancora, perché poi come età anagrafica c'è anche molto più grande di me, perciò non c'è limite all'età. Okay. L'importante è avere voglia di muoversi. Ecco, a Iesi abbiamo avuto modo, insomma, l'occasione soprattutto, no, della notte azzurra, insomma, sì, di avvicinarci un po', insomma, io stessa ho provato a, con il suo aiuto in qualche maniera ad utilizzare qualche arma, insomma, per gioco. Ecco, e comunque insomma una bella esperienza, e insomma, c'era sempre una gran fila, no, per provare, sì, per avere informazioni. La cosa un po' particolare è che c'è diffidenza nei confronti di questa attività, perché materialmente non si conosce, perché si fa all'interno di boschi, un po' in zone appartate, tranne ecco, occasioni come la notte azzurra, dove si può esportare in mezzo alla gente questa attività. E c'è un po' di senso di non sapendo quello che è, di rimanere un po' fuori. Poi magari una volta provata,
prende la passione e si continua a giocare per vari anni. Infatti la cosa principale sarebbe proprio partecipare, insomma, una domenica mattina a proprio una... Noi come associazione diamo la possibilità, organizziamo delle giornate dove chi vuole provare, chi è interessato, chi si vuole avvicinare, mettiamo a disposizione l'attrezzatura in modo di... ecco, chi vuole provare fa delle giocate di prova. E poi se vuole continuare, ben bene. Si associa, insomma, si associa all'associazione. Ecco, che cosa serve per, insomma, dicevi, l'attrezzatura la fornite voi, no? Almeno all'inizio per provare, sì. No? Poi in realtà, insomma, per praticarla proprio, sicuramente ognuno avrà una sua propria... L'attrezzatura base, diciamo, parte dalle calzature, che possono essere o anfibi o scarponcini da trekking tranquillamente, una mimetica di qualunque tipo al momento, a meno che non è richiesta dall'associazione un tipo specifico di mimetica, e ecco, un giubbetto tattico che serve giusto per portare la roba, e poi il, quello che prima te hai chiamato fucile, che preferiamo l'arma. Chiamarlo arma o fucile, che è una replica, comunque le chiamate comunemente SG, in modo di... che è il nome originale, nel senso che ognuno sceglie la propria in base alla, non so se ha più passione per gli americani, per gli inglesi, ognuno c'è di tutte le scelte, tutto. Poi una maschera, che è la cosa più importante, la protezione degli occhi e facciale, di tutta la parte che rimane scoperta, e l'elmetto marcatore che utilizziamo, che viene fornito all'associazione o comprato da chi ha possibilità. Ecco, quindi diciamo così, che pericolo zero, nel senso che è una, allora, un pericolo, modo di fare sport che non è che si rischia. No, insomma. Ci sono delle piccole attenzioni che bisogna mantenere, cioè nel senso della copertura degli occhi e della, diciamo, la faccia, poi l'elmetto copre tutto il resto, e pallino anche sparato a brevi distanze praticamente non fa niente di che. Poi ha visto, è un pallino da 6 mm che sì, ma l'SG ha una gettata dai 35-40 metri, però anche sparato a breve distanze non fa niente di che, logico. Lo senti tanto per dire sono stato colpito, ecco, giusto? Sì, perché almeno, se no non si sentirebbe nemmeno, insomma, non avrebbe la possibilità di giocare. Sì, sì. Allora possiamo fare così, diciamo, concludere. Concludo con un invito: chi vuol provare, ci contatti tranquillamente, che possiamo fornire l'attrezzatura e la possibilità di fare una prova in vicinanza a questa attività. Ecco, avete un sito internet, che pagina Facebook, da tutto quanto, www.salvevallesina.it o info@salvevallesina.it. Bene, allora ringraziamo il presidente del SAV, Andrea Beni, per essere stato con noi, per averci raccontato un po' che cos'è il SOPRA. Sempre a disposizione. Riprendiamo a parlare di calcio con i nostri ospiti. Mattia, una salvezza che la Jesina sta dimostrando, insomma, di volere, ma anche di meritare in qualche maniera. Adesso, insomma, poi avete, speriamo, insomma, con continuità, avete superato, insomma, quel momento, insomma, di crisi di risultato. Adesso, come abbiamo detto, insomma, poco fa, basterà sfatare un po' il tabù trasferta. A Fano sarà sicuramente una partita difficile. Il Fano, insomma, è secondo in classifica, non ha, insomma, no, ci terrà sicuramente poi a far bene in casa, ma insomma. Ma allora, loro hanno un organico per stare nei primi posti in classifica. Noi, dal canto nostro, Rulino in marcia dice che siamo la seconda peggior fuori casa. La prima era Giulianova, che abbiamo vinto domenica. Adesso questo tabù è da sfatare, perché è da tanto che ce lo chiediamo, perché in casa facciamo questi risultati e abbiamo un certo atteggiamento, e invece fuori casa non si manifesta, purtroppo. E purtroppo è un limite nostro, perché non si capisce il motivo. E d'altra infatti parte, è una cosa che nessuno sa spiegare, anche io oggi. Insomma, che ha giocato titolare, insomma, in porta. È da tanto che ce lo chiamo lo spogliatoio, ma è difficile spiegare, perché
È dura perché in casa vinci tutti i contrasti, arrivi sempre primo sulle seconde palle e purtroppo fuori casa ti manca questo qua. E normalmente quelli che giocano in casa danno sempre qualcosa in più e vincono per questo perché si portano anche gli episodi dalla loro parte. Dal canto nostro adesso questa salvezza A portata di la mano, portata di mano la stiamo dimostrando sul campo con dei bei risultati in casa e se è più vicina, speriamo di arrivarci il prima possibile per stare più tranquilli e continuare il campionato che vogliamo fare. divaghiamo un attimo e guardiamo la classifica in alto, no? Abbiamo la San Benedettese a 58 punti e il Materica a 51. Anche il Materica, insomma, sta facendo il suo bel campionato. Ecco, che cosa ne pensi? Poi alla fine spunterà tranquillamente la Samb oppure ci sarà qualche sorpresa? Secondo me la Samb vincerà loro il campionato perché secondo me hanno l'organico più forte e sono sicuramente più abituati a stare ai primi posti in classifica. Dal canto loro, Materica, anche loro hanno un organico allestito molto bene, hanno una grandissima squadra, però quest'anno secondo me la Samb è un piano sopra gli altri. Quindi sicuramente Secondo me la spunterà la Samp, potrebbe spuntare, c'è sì. Sì, buone potrebbe chance. spuntarla. Beh, andiamo a vedere un po' invece la classifica della Biagio, che insomma, abbiamo detto prima, la Biagio Nazaro è terza, quindi diciamo questi playoff che insomma che state cercando, no? Che volete, no? Guardando la classifica oggi ci sono. Restano 8 giornate, Domenico, e tra l'altro, guardando un po' insomma, le prossime avversarie, credo che le prime 4 partite siano fondamentali, no? Per ottenere un bel posizionamento. Però il prossimo avversario è un po' scomodo, no? Perché abbiamo la Civitanovese, che è prima a 53 punti, insomma, sicuramente insomma, non era l'avversario giusto da incontrare ora, però insomma, il calendario dice questo. Ecco, e mentalmente come la state preparando questa partita? Penso che la partita con la Civitanovese, i ragazzi l'aspettano, perché diciamo, la Civitanovese per blasone, per società, per importanza, è una partita che durante la settimana non puoi preparare, bensì te la vai a giocare come va. Se vinci, hai raggiunto l'obiettivo, perché anche battere la San Benedettese in questo campionato può diventare un obiettivo. Se pareggi, dici ce l'abbiamo messa tutta, se perdi dici ci ho provato. Quindi è un discorso che non riesce, una partita che non riesce a preparare in settimana. Noi a Civitanova, quando siamo andati giù all'andata, l'abbiamo giocata molto bene, ce la siamo giocata a viso aperto, siamo andati in vantaggio, poi loro ci hanno raggiunti con un gol in fuorigioco, ci stava anche il pareggio da parte loro, perché veramente avevano avuto 7-8 palle gol. Però è quello di domenica, mi auguro che sia più che altro una festa meritata di giocarsi una partita importante, loro primi in classifica e noi in zona playoff, quindi che sia un bello spettacolo di calcio, una bella giornata di sport con parecchi spettatori. Ricordo che domenica faremo la giornata rossoblù, mi piace dirlo perché È una giornata ecco, c'è particolare una sia per la giornata società che per... per i tifosi, Esatto, no? è una partita che ci teniamo, è una partita importante. Poi si può perdere 4-0, 5-0, si può vincere 1-0, quello è il risultato, non saremo lì a criticarlo come magari potrebbe succedere con altre squadre o come potrebbero fare, o come potrebbe fare qualcun altro. Ecco, e poi insomma nel vostro calendario ci sarà una trasferta a Macerata contro l'Elbia Recina, che attualmente insomma 27 punti in classifica, e poi in casa un altro avversario scomodo che è il Tolentino. Insomma, diciamo che questo calendario è un po' in salita, ma. Guardando il campionato di quest'anno, penso che non ci mette paura né la Civitanovese né l'Elbia Regina né il Tolentino, pensando che abbia lasciato 6 punti al Cerreto Fabriano, 6 punti al Monte Giorgio, 6 punti alla Pergolese.
guarda una partita a settimana e cerca di compensare. Di certo c'è una nota strana, no, nel campionato di quest'anno della Biagio fino ad oggi, che è che sta ripetendo nel girone di ritorno gli stessi risultati del girone d'andata, con l'unica variante che è successa domenica, perché all'andata col Trodica avevamo vinto a Chiaravalle, domenica abbiamo pareggiato, però la domenica dopo avevamo pareggiato a Civitanova. Quindi per riportare il trend del punteggio come l'andata, ci aspettiamo una vittoria domenica e siamo in linea con quello che era il programma. Diciamo che insomma, i vostri conti li avete fatti, eh? Anche se a lunedì portano. Bene, quindi insomma sicuramente i conti si faranno alla fine, no? Sì, certo. Ecco, per quanto riguarda invece la diciamo l'alta classifica con la Civitanovese, insomma 53 punti, va facendo un po'. Ripeto, la Civitanovese è una squadra importante. Abbiamo visto che anche magari quando non ha vinto con merito, ha vinto con la forza, ma non con la forza, diciamo, come uno può pensare, la forza del pubblico, la forza dell'allenatore o di quel che sia. L'allenatore è cambiato, ci poteva essere un piccolo scossone, abbiamo visto che ieri ha fatto una grande partita contro il Monte Giorgio, che per me è un'altra delle favorite ai playoff perché è una gran bella squadra, e ieri ha fatto una gran partita, quindi questo scossone non c'è stato. Il Cerreto Fabriano sta correndo tanto, tutti ci aspettiamo che il Cerreto Fabriano a questa coppa si possa fermare, però conosco molto bene la squadra, conosco tanti giocatori che ho avuto in passato o che conosco di persona, e so che è veramente una squadra forte, una squadra determinata, con un bravo allenatore che diciamo li sa mettere in campo e li sa tenere uniti. È un gruppo forte, quindi il Fabriano io ancora non lo darei per perso, nemmeno per la vittoria del campionato. E a 45 punti, insomma, ancora non è a c'è uno, c'è uno scontro diretto, quindi da Civitanovese c'è da dire che come domenica l'aspetteremo noi, tutti aspettano da Civitanovese, giocano spensierati. Invece col Cerreto tutti gli sembra di poter prendere punti, però veramente è difficile. Ecco, tra l'altro c'è una situazione per cui sarebbe un po' da tifare per il Fabriano, no? In Coppa Italia. Perché? Perché qualora insomma il Fabriano riuscisse a fare un bel cammino e si guadagnasse la promozione, no? In Serie D tramite la Coppa Italia, lascerebbe insomma un posto libero, no? Sarebbe giusto, visto come è andato in finale il Cerreto con un palo di Gabrielloni al 93esimo a Chiaravalle, sarebbe giusto che vincesse la Coppa e ci lasciasse libero quel posticino per giocarci i playoff, no? Quindi l'augurio che faccio è quello che loro possano vincere la Coppa, a prescindere, perché è sempre una marchigiana ed è sempre bello che una squadra di persone che conosci possa fare questo cammino. Ecco, prima di concludere una domanda a Aida sulle condizioni fisiche insomma, di Gabrielloni, che insomma, sappiamo che ha avuto un infortunio un po', sì, un sì, po' importante. Ce ne abbiamo 6 lunga degenza. Ci sembrava di recuperare, però... Infatti quest'anno è stato un po' un anno... Per questo è stato un anno, una stagione nera, di infortuni. Sì, sì, meno male avevamo una rosa lunga di 20 persone. Abbiamo cercato di... Tommy oggi ha levato il gesso, da quello ancora non l'ho chiamato, però dovrebbe aver levato il gesso. Mi auguro che già da domani inizi a correre, tanto poi ci ha dimostrato sempre che ci poteva dare quel quid in più. Lui ce l'ha, mi auguro che ritorna presto. La squadra ha sentito la mancanza allo spogliatoio più che la squadra in campo. In campo si è sentita, pure ieri penso che ci fosse stato uno come lui, magari con quella cattiveria in più sotto porta, potevamo portare un punteggio diverso a casa. Mi auguro che ritorni presto, principalmente per lui, perché se lo merita ancora, può dire tanto. Noi ce lo teniamo stretto finché ce l'abbiamo. E via. Però gli altri infortunati, pure loro, sono Leo Rossini, Diego Rossini, Elia Santoni. Quindi stiamo cercando, Domenichetti ieri è dovuto uscire per un infortunio anche lui. Stiamo cercando di recuperarli e speriamo che per domenica siano quasi tutti a posto. Bene, allora ricordiamo gli impegni di domenica prossima, la Jesina va in casa del Fano alla ricerca insomma, di una vittoria in trasferta che manca dallo scorso novembre, e la Biagio per la giornata, festeggia la giornata Rosso Blu, speriamo che sia una doppia festa contro la Civitanovese. Per oggi è tutto, continuate a seguirci.